Anche l'uomo esperto in supplementari. 5 anni fa, dopo 2 stagioni a Siviglia, Zalajeta fu bocciato dal calcio spagnolo, bollato come brocco. Dopo il Barcellona nel 2003 è caduto davanti a lui anche il Monumento Real. Momenti irripetibili, perché quando si affrontano 2 squadre così ogni cosa non può essere mai uguale al prima o somigliare. Altro pelatissimo tra i pali però, ed è Fortin, estremo difensore del Siena. Se la ricorderà a lungo questa gara, perché proprio quando la formazione di Papadopoulo assaporava il gusto della vittoria, sul tiro non certo irresistibile di Zalajeta combina una frittata suprema. Il pareggio scuote i ragazzi di Lippi, soprattutto Benjamin Onuachi, 19enne nigeriano, che si scopre il Martins bianconero, assestando a pochi istanti dalla fine la zampata che permette alla Juve di battere il Siena e ipotecare l'accesso ai quarti di finale. In attesa di... Дебютант, это вообще игра очень была ответственной, он молодой совсем этот парень, и тем не менее работа так, как будто бы за его плечами уже лет 5 игры за такой клуб. И в таком возрасте сыграть за такой клуб, сами понимаете, потому что в выходные не играть с Пармой на первенство, потом еще есть игра такая же на кубок. Ну и, короче говоря, пока мы это кое-что вспоминали, состоялся гол. Салаета забил в верхний угол, прыгнул Диксон. И не достал мяч, а Симон даже сам не среагировал, потому что, может быть, надеялся Лельна воротом. Тогда уже было бы 100%. А так под углом бил в дальний угол Анри и не попал. И вот Салаета убегает от защитника, у него вариантов больше не было. Он взял игру на себя смело и обыграл двоих, ударил в дальний, но не попал. Marcelo Zalajeta 1-0. Vuole andare a parlare con i guardaline Messina, perché tutto il Bologna intorno ai guardaline, perché ha visto un intervento di mano di Zalajeta. Poi il pallone anche a occhio nudo l'ho visto dentro, però sono curioso di vedere il controllo di Zalajeta. Ammonito Bellucci. Il pallone mi è sembrato dentro anche occhio nudo, ha rimbalzato all'idea della linea, ma i giocatori del Bologna secondo me non stanno protestando per la concessione del gol, ma per lo stop di Zalajeta, che la tocca forse con un braccio. E poi il pallone non è neanche entrato, ho sbagliato io. Il pallone non è neanche entrato, avevo clamorosamente sbagliato anche io dalla mia prospettiva. Non so se la tocca con il, non so se lo tocca con la mano, ma il pallone non era entrato. E il controllo è con il braccio. Sì, sì, la tocca con il braccio. La tocca con il braccio, e questo occhio nudo ero sicuro, però io qui ho avuto l'impressione che avesse toccato dentro il pallone, invece ho sbagliato dalla mia prospettiva. No, no, nettamente fuori. Nettamente fuori. Poi tocca di nuovo la traversa, era ancora fuori. La battuta di Oliveira, il colpo di testa, il gol! La rete segnata dalla Juventus. Mi pare che sia stato Zalajeta. Sì, sì, Zalajeta. E Zalajeta, colpo di testa bellissimo, tra l'altro al 33esimo, Juventus 2, Atalanta 1. E rivediamo ancora, guardate lo stacco veramente imperioso del giocatore Calderoni, ha fatto quello che ha potuto. È stato bravissimo perché ha staccato quasi uno stacco da... Birindelli, ancora la profondità per la testa di Zalajeta. Poi c'è Oliveira, il tiro e il pallone. Chi per tacca Moranesi, però si ferma Zalajeta. Il tiro di Tacchinardi e il pallone. È tutto molto bello, sia il tiro di Tacchinardi, intelligente a cercare l'angolo.